Buonasera a tutti, sono Stefania Duico, responsabile della divisione Windows Phone in Italia. Oggi Microsoft è qui con voi per annunciarvi le principali novità legate a Windows Phone 8. Windows Phone 8 è il telefono, lo smartphone, l'offerta più personale in questo momento sul mercato. Perché? Perché Windows Phone 8 è un telefono che non è per tutti, è per ognuno di noi, perché ci consente di personalizzarlo e di integrare una serie di informazioni, le informazioni più rilevanti, siano esse delle applicazioni, siano esse dei messaggi, delle mail, le cose che più ci interessano direttamente dalla schermata iniziale. Windows Phone 8 poi porta con se qualche altra chicca, qualche altra novità interessante. Una di queste, per esempio, è l'angolo dei bambini. Che cos'è l'angolo dei bambini? L'angolo dei bambini è una sorta di telefono nel telefono. Noi possiamo configurare il nostro dispositivo e fare in modo che in un'area dedicata soltanto ai nostri bambini andiamo a ritrovare solo i contenuti che ci interessa e che vogliamo che i nostri bimbi utilizzino. Per esempio delle applicazioni, per esempio dei giochi, per esempio la loro musica. In Windows Phone 8 abbiamo anche un'altra novità rispetto alla versione precedente, che è sempre legata a questo concetto di costruito intorno alle persone, ovvero la possibilità di costruire quelli che noi definiamo dei club. Che cos'è un club? È una sorta di stanza, un'area del nostro telefono dentro alla quale andiamo ad inserire i contatti con i quali interagiamo più di frequente e con loro possiamo condividere in maniera privata fotografie, note di Outlook, il calendario e andare a comunicare con queste persone in maniera semplice, immediata e contemporanea con un solo tocco. C'è poi un ultimo aspetto interessante di Windows Phone 8, che è il fatto che finalmente con questa versione del sistema operativo Windows Phone è davvero una piattaforma pronta anche per quello che è il mondo business. Siamo andati ad introdurre una serie di miglioramenti che vanno dalla produttività alla sicurezza. Finalmente Windows Phone 8, per esempio, supporta una serie di caratteristiche di device encryption, quindi di crittografia dei dati, che migliorano ulteriormente questo tipo di funzionalità all'interno dei nostri device. Finalmente le aziende potranno distribuire le proprie applicazioni in maniera privata e potranno costruire una sorta di marketplace privato dentro al quale trovare solo quelle applicazioni sviluppate proprio all'interno del contesto aziendale. Windows Phone 8 arriva in un momento del mercato per il mondo Microsoft particolarmente interessante, perché dopo il rilascio dei dispositivi che dalla primavera abbiamo portato sul mercato, anche le nostre quote di mercato, soprattutto in Italia, sono aumentate di parecchio e sono arrivate sopra al 10%. Quindi la volontà di Microsoft è sicuramente quella di non abbandonare i propri utenti e tutti gli utenti di dispositivi precedenti alla versione di Windows Phone 8 riceveranno comunque un aggiornamento successivamente alla data di disponibilità sul mercato dei nuovi device Windows Phone 8, che arriveranno appunto, lo ricordo, intorno alla metà di novembre. Riceveranno appunto questo aggiornamento denominato Windows Phone 7.8, che porterà alcune delle caratteristiche più interessanti della nuova versione del sistema operativo, ovvero prima fra tutte una nuova star screen, una nuova schermata iniziale che permetterà agli utenti di ridimensionare i propri riquadri animati in tre dimensioni diverse, appunto, e porterà una serie anche di novità che ognuno dei partner che lavora con noi da tempo sta sviluppando. Non è un aggiornamento completo di tutte quelle che sono le funzioni di Windows Phone 8, perché sostanzialmente Windows Phone 8 ha un kernel che è condiviso con il mondo di Windows 8. Non sarebbe stato possibile purtroppo portare in tempi ragionevoli questo tipo di aggiornamento anche a tutti gli altri dispositivi, ma comunque riteniamo che la consistenza e il cuore di quelli che sono anche i servizi di Microsoft vengono preservati anche per gli utenti precedenti, che continueranno ad usufruire per esempio dei servizi musicali Microsoft, che continueranno a poter utilizzare i nostri giochi e l'hub di Xbox, eccetera, eccetera, eccetera. Microsoft con te.